Ho raggiunto 1000 iscritti e penso onestamente che questa sia la cosa più difficile che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Mi sento emozionato tanto e anche grato allo stesso tempo perché grazie a voi, grazie all'impegno che ci ho messo io, è stato possibile raggiungere questo obiettivo che avevo da fin troppo tempo. Sono così emozionato che questo video ho deciso di farlo così, senza neanche tagliarlo, non metterò, al massimo metto giusto una musichetta, lascerò i motorini che passano, lascio proprio così com'è perché voglio che sia un vlog, un video aperto, non scritto come quelli che faccio solitamente, che tanto mi piace fare. Ho deciso facciamo un video più leggero, più intimo, se vogliamo dire, quindi volevo parlarvi di questo traguardo, di come ci sono arrivato e cosa potete trarne anche voi. Fin da piccolo ho sempre sognato di aprire un canale YouTube, già ai tempi in cui ero fissato coi videogiochi, volevo aprire un canale di gameplay, unboxing, collezionismo. E tante volte ho provato a registrare, ma non riuscivo a trovare il coraggio di pigiare sul tasto pubblica per far vedere a tutti i miei video, una cosa che sempre ce l'ho avuta all'interno di me, ma non sono mai riuscito a trovare la forza di farlo. Poi è successo che in quarantena comprai tutta l'attrezzatura per poter registrare e pubblicare video su YouTube, ma anche lì non trovo il coraggio. A un certo punto però vidi un video di Gianluca Gotto su un TED Talk e in qualche modo mi toccò e mi spinse a partire. Infatti sono stato il primo anno di YouTube, l'ho vissuto a Fuerteventura perché partì. E partendo mi sono detto che dovevo realizzare questa cosa, era un mio modo per cambiare vita e chiudere col vecchio me. Il vecchio me che non era una persona spettacolare, non che adesso lo sia, però peggio di quello che sono adesso, e non avevo mai fatto niente con costanza, con disciplina, con impegno. Per questo ti dico che arrivare a 1000 iscritti è stata la cosa che più ha richiesto da parte mia impegno, costanza e disciplina, perché per raggiungere questa cifra, che può essere banalissima, non è niente 1000 iscritti in confronto ai numeri che ci sono là fuori, però mi ci sono voluti un anno e 9 mesi, perché il primo video che ho mai registrato è stato il 7 gennaio del 2022, adesso siamo a settembre 2023, è passato tanto tempo dal primo video. Quel primo video che tra l'altro mi riguardo spesso perché sono veramente grato al me stesso di aver pubblicato nonostante io non sapessi come registrare un video, come editarlo, come si parlava davanti alla telecamera, cosa mi aspettava, non sapevo di cosa avrei parlato su YouTube. È stata veramente una cosa, un salto nel vuoto che però consiglio di fare a chiunque. Perché aprire YouTube, aprire un canale, è stata la cosa migliore che io abbia mai fatto. E come vedete non è che guadagno milioni da YouTube, anzi non guadagno proprio, né mi ha fatto diventare chissà cosa. Però da quando l'ho aperto ho veramente superato tanti tanti miei limiti. Non avevo mai fatto uno sport per più di 6 mesi, in palestra ci andavo un mese e mezzo. Ho sempre fatto così, ho sempre mollato alle prime difficoltà, mentre su YouTube le difficoltà ce ne sono state tante. All'inizio avevo le aspettative altissime, pensavo che con 3 video avrei fatto milioni di iscritti, e invece mi sono dovuto scontrare con la realtà. La realtà è stata che io per i primi 10 mesi forse, penso di aver ricevuto 3 commenti, i video facevano 20, 30, 40 views. Mentre adesso e oggi le cose sono cambiate, ho iniziato a vedere quella che in inglese si chiamerebbe traction, una trazione. Ci sono tantissimi di voi che mi scrivono, che mi chiedono consigli, che vogliono sapere come ho aperto il canale, come sono partito, sulle abitudini, sui soldi, e per me veramente questa è la cosa più bella in assoluto. Oltre ad essermi migliorato come persona, avendo sviluppato queste caratteristiche che abbiamo detto prima, quindi costanza, disciplina e impegno per un lungo periodo di tempo, queste altre cose, quindi il contatto
con voi è fenomenale, ma non solo, perché YouTube mi ha anche permesso di conoscere dei ragazzi spettacolari che non avrei mai conosciuto se non avessi aperto il canale. Viene in mente Andrea, con il quale siamo visti anche dal vivo, Arthur, Christian, Amin, Yassin. È stato veramente un piacere conoscere queste persone che sono così vicine a me, anche se sono lontane, perché comunque abbiamo gli stessi obiettivi, la stessa fame di fare le cose, e queste cose non le avrei mai ricevute se non avessi aperto il canale in quel 7 gennaio 2022. Detto questo, probabilmente questo video l'ho chiamato "Perché aprire un canale YouTube nel 2023?" oppure "Ha senso aprire un canale YouTube nel 2023? Perché sinceramente penso che non ci sia cosa migliore che possiamo fare, semplicemente perché quando noi facciamo un commitment, ci prendiamo un impegno in pubblico, ci sentiamo in qualche modo doverosi di dover rispettare quell'impegno. Quando invece diciamo noi stessi "da settembre andrò in palestra", sì, magari ci vai 3 giorni, ma poi dopo tanto non ti vede nessuno, non farei mai quelle cose. E quindi farlo in pubblico è diverso, perché magari all'inizio pochi, veramente pochi, però le persone si creano delle aspettative da te e quindi tu non vuoi deluderli. E imparare a non deludere gli altri vuol dire anche imparare a non deludere te stesso, perché vi assicuro che le cose che faccio adesso, per esempio una giornata come quella di oggi in cui mi sveglio alle 8, lavoro come un matto, poi alle 13 vado in palestra sotto la pioggia per arrivarci, non l'avrei mai fatto. È tutto il giorno che oggi ho editato 2 video, ho fatto questo, ho lavorato per i clienti. Ah, anche i clienti è un'altra cosa, YouTube ti insegna anche delle doti, delle abilità, delle competenze. In questo caso io ho fatto tesoro dell'editing, ho imparato, ho studiato, perché non sapevo fare veramente niente, e adesso mi posso concedere il lusso di editare video ad altre persone e quindi essere pagato per questo. Ti chiedo scusa ovviamente per la poca formalità di questo video, è veramente un video fatto così, sono in pigiama, stanco dopo tutto il giorno che lavoro, e a parlare della mia più grande passione, della mia più grande soddisfazione, perché adesso abbiamo raggiunto i 1000, ma è adesso che comincia il bello, perché ho sempre fatto contenuti con una frequenza non alta, assolutamente. Mi è successo anche di pubblicare un video in 2 mesi, e questa cosa deve cambiare, perché sono d'accordo che la costanza non è semplicemente il essere sempre presente, quindi pubblicare tutte le settimane, ma la costanza è non arrendersi mai, non quittare mai, non lasciare mai a metà qualcosa. E adesso che questa cosa l'ho fatta mia, voglio assolutamente aumentare la costanza e aumentare la frequenza, non la costanza, e prendere YouTube come se fosse un lavoro, come se fosse un lavoro. Quindi io so che ogni venerdì devo pubblicare, ho tanti progetti, ho tanti progetti, qui davanti a me ho Notion con tutte le liste di video che devo fare, sono decine se non centinaia. Ho iniziato a lavorare con un ragazzo che mi edita i video a me, e questa cosa è stranissima perché faccio anche video editor, quindi è strana. Quindi il canale probabilmente adesso subirà un'impennata per quanto riguarda il numero di pubblicazioni, di tipi di contenuti diversi. Voglio anche fare più video come questo, perché mi sto rendendo conto adesso che li faccio che mi diverte parlare a ruota davanti alla telecamera, e probabilmente anche editare poco, quindi basta che taglio quei 2-3 silenzi in quella, ci metto la musichina in sottofondo e posso buttare giù video. Quindi stavo pensando di pubblicare, oltre a un video a settimana, anche un resoconto mensile di come stanno andando il canale, gli obiettivi finanziari, fisici, perché mi voglio rimettere sotto forte con la palestra. Vedi, piccolo incipit, tutto quello che sto dicendo lo sto dicendo in pubblico, quindi ho un dovere nel farlo, cioè devo fare queste cose, punto. Non ci sono escamotage, non ci sono scorciatoie né altro, perché se non le faccio il fallimento ha un peso diverso rispetto al rispetto a non averlo fatto in silenzio. Lascio anche gli errori in questo video, qui non me ne frega niente. Detto questo, se hai aperto questo canale, se hai aperto questo video perché volevi vedere un video YouTube professionale, mi dispiace perché questo non lo è, però se ti ho incuriosito in qualche modo, se ti ho invogliato ad aprire un canale YouTube, ti lascio qua sotto
una mini guida gratuita scaricabile in PDF dove elenco gli step necessari che ho dovuto attraversare anch'io per arrivare a 1000 iscritti. Ho fatto tantissimi errori, quindi cerco di evitarli anche a te. Se stai guardando questo video nei primissimi giorni della pubblicazione, non so quando tu lo stia guardando, probabilmente questa guida deve essere ancora finita perché ci sto lavorando. E poi vorrei anche dedicare a ognuno di questi punti che tratterò nella mini guida un video dedicato, quindi ogni punto avrà il suo video. Per esempio, come si fanno le copertine, come scrivere un buon titolo, come iniziare ad editare se non sai fare, tutte queste cose. Detto questo, grazie ancora, perché siamo arrivati a 1000 iscritti, probabilmente questo video lo guarderanno solamente i miei 50 follower più fedeli, che vi ringrazio anche voi tanto, tantissimo, e sono veramente emozionato. Oggi ho rischiato di piangere quando ho visto hai raggiunto 1000 iscritti, perché è stato un obiettivo che ho scritto sul mio journal, sul mio diario, per tantissimi anni. Adesso ovviamente non è questo un arrivo, anzi, 1000 iscritti cosa sono in compenso agli altri, non è niente, ma sono numeri che ho ottenuto col sudore, con la fatica, con lo studio, quindi per me hanno un valore inestimabile, inestimabile. Come ho detto, questa è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto, e quindi adesso si punta più in alto, molto più in alto, molto più in alto. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, scusate se vi ho veramente asciugato, ma era un video che volevo fare e mi sentivo di fare così. Quindi niente, ci vediamo per i prossimi video, grazie, grazie ancora a voi e soprattutto a me, perché se non avessi fatto quella scelta e non avessi messo tutto questo impegno, tutto questo non sarebbe possibile. Ciao.